riconosciuto ci dice che le esigenze di lavoro effettivamente temporanee in un'economia come la nostra o consigli si aggirano sul 12-15% delle occasioni complessive, il che significa che 5 contratti precari su 6 sono illegali in Italia, e a questo si arriva. Ed essendo illegali potrebbero essere trasformati per legge nei tribunali in rapporti di lavoro definitivo, perché questo comunque prevede il nostro sistema. Per evitare questo ci sono tante altre leggi, per esempio l'articolo 32 del famigerato collegato al lavoro del 2008, con il quale si è messo un termine brevissimo per poter impugnare i contratti precari, e addirittura si è cercato di impedire ai lavoratori di rivolgersi al giudice, ma ricostituirli a un arbitrato domestico. Quindi, primo condizione, nessun diritto per i nuovi lavoratori. Seconda condizione, tutto scritto a saperlo leggere normalmente nel libro bianco. Sottrazione dei diritti a chi lo aveva, quindi quei diritti che vanno, che sono in larga parte, non necessariamente, ma in larga parte dei diritti dello Statuto, in particolare l'articolo 18, perché l'articolo 18, cioè la reintegra del posto di lavoro, è il diritto dei diritti, il diritto stipile, il diritto arbitrario, su cui si svolgono tutti gli altri. Che cos'è l'articolo 18? Cos'è? È una grande norma anche di fatto, perché i diritti che loro hanno sono tantissimi, e sono quelli di non essere verificato, e quelli di stare a casa affacato quando si è ammalato, eccetera, di sposarsi senza alcun essere evidenziato, e così via. Ma se poi a una certa distanza di tempo da quando eserciti questo diritto puoi essere licenziato comunque, tu questo diritto è completo, non c'è più. L'articolo 18 è una grande norma anche di ricatto. Bisogna rendere i lavoratori ricattabili, secondo presupposto. Terzo presupposto. Il diritto del lavoro è fatto di norme, diciamo, di tecnici inderogabili, provenienti dalla legge o dai contratti collettivi. Il che significa che il lavoratore è difeso anche contro se stesso, contro gli accordi che possa fare per bisogno o con gli accordi sbagliati che possa fare il sindacato. Allora, queste norme inderogabili andavano rese derogabili, e quindi che non ci fossero più, diciamo, ancore sicure, che so, le mansioni. Lavoratore non è denunzionabile, articolo 13. Se possiamo, rendono invece demansionati. C'è un orario di lavoro massimo? Possiamo sfondarlo, ma bisogna però combattere le norme inderogabili. Terzo presupposto, lotta contro l'inderogabilità del contratto collettivo nazionale e delle leggi. Quarto presupposto, falsificare la rappresentanza sindacale, non consentire ai lavoratori di scegliersi il loro sindacato. In che modo? Nel modo di consentire al datore di lavoro di fare il contratto collettivo con chi gli pare a lui, con i sindacati cosiddetti, non di loro stessi, complici. Quel contratto collettivo farlo valere verso tutti, buttare fuori dalla tavola dell'RSA il sindacato che non lo firma. Altro che le 70 cause di cui parla Tartone. Abbiamo fatto sì 70 cause, perché 70 posti la Fiat ha buttato fuori dai posti di lavoro. La Fiat, che era il sindacato maggioritario. Quinta condizione. La deresponsabilizzazione dell'impresa. Gli appalti li puoi dare a chiunque, basta che ci sia un caporale,
articolo 29 del 276. Se c'è la direzione dell'appaltatore, ciò rende legittimo l'appalto, anche se è nella manodopera. Esternalizzazione. Puoi far finta di vendere qualsiasi cosa che ti pare, magari a te stesso, a un posto cittadino, e così ti togli tutti i diritti. Delocalizzazione. Ecco, tutte queste cose sono state oggetto di una dura battaglia di attrito in questi anni. E i punti di caduta? Beh, i punti di caduta li abbiamo avuti con l'articolo 8 sul piano collettivo, il capolavoro del vecchio ministro. Cosa dice l'articolo 8? Che l'accordo sindacale cosiddetto di prossimità, cioè aziendale, può cambiare tutto. Può derogare leggi, può derogare contratti collettivi, basta che tu hai i sindacati complici che ti fanno l'accordo con te. Quante fabbriche ci sono in Italia che hanno l'NSA? 100.000? Ci potrebbero essere teoricamente 100.000 diversi diritti del lavoro. L'articolo 8 per noi giuristi è una specie di bestemmia in chiesa, proprio dal punto di vista giuridico, perché prevedere un accordo sindacale, un accordo pirato, possa per tutti, ma tutti i lavoratori, derogare leggi e accordi nazionali, è una cosa che ti lascia senza fiato. Ma dal punto di vista politico è una condizione, è una scelta veramente insopportabile. Però è un proiettile rischioso, pericolosissimo, non è stato molto usato, perché hanno avuto paura di usarlo. E perché è cambiato tanto il clima politico e quei sindacati complici sono stati un po' attenti ad usarlo. Ma il proiettile è sempre lì, pronto e storico. Bisogna disattivarlo, bisogna trovare un rimezzo con il referendum. Andiamo all'articolo 18, non ve la faccio più molto lunga, ma queste cose le devo dire. Le devo dire perché l'ipocrisia con cui si è mosso il governo Monti su questa cosa è stata veramente incredibile. In teoria, la tutela reale di reintegra è rimasta, sia nel caso del licenziamento soggettivo, sia nel caso del licenziamento oggettivo. Ma il caso del licenziamento soggettivo è stato tolto al giudice il potere che rende un giudizio, cioè quello di valutare le circostanze. Sì, è vero che c'è stata una rissa in officina, ma perché è accaduta? C'è stata provocazione. Cioè, il giudice deve calcolare la proporzionalità in concreto, non in astratto. Invece la regola è che se il fatto comunque esiste, la reintegra non è comunque possibile, ma la cosa che è più grave ce l'abbiamo giustificato con il giudice. Abbiamo già i primi licenziati con me, perché nel giustificato motivo oggettivo la reintegra resta possibile solo quando, attenzione, questo è meraviglioso, vi è la manifesta insussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Come sentite, in questa situazione di crisi un po' generale, la manifesta insussistenza non c'è mai, perché una piccola fisetta un'ora può sempre portare avanti. Ergo, vuoi fare fuori un lavoratore? Motivo economico. Ma forse c'è, non c'è, anche se non c'è, con una mancia te la sei cavata. E da qui passeranno adesso, le avevamo detto, i licenziamenti discriminatori. E quindi nessuno può sentirsi più sicuro, nessun lavoratore può dire no a una sopraffazione o difetto di un proprio diritto. Perché c'è sempre la possibilità di quel motivo oggettivo, forse sussistente, ma non manifestamente insussistente, che lo butterà. Con grande dolore, con vera malizia,
ho letto sull'Unità di oggi un trafiletto nel quale si dice no a questo referendum sull'articolo 18, perché insomma il punto raggiunto è comunque un punto di equilibrio. Non è un punto di equilibrio. Abbiamo una foglia di fico che non inganna nessuno. E noi questo vorremmo che lo si dicesse, perché siamo convinti che gli elettori dell'Unità non la pensano questa cosa e che quando gli sarà applicata e gli viene spiegata verranno a sottoscrivere e a votare qualche cosa che restituirà al lavoro la sua dignità, diciamo che l'assicurazione anche di campo, e questo è l'articolo 18. Un'altra cosa vi sarà detta, ci sarà detta, i soliti sindacalisti che guardano al passato, questo movismo verso il peggio, che è diventato un po' uno slogan. Cosa volete? Volete sempre restituire, reintegrare qualcosa? Qui si tratta di chiarire che tra il ricatto e la libertà del ricatto non c'è una differenza, non è la stessa cosa, non è un problema indietro. Ma una cosa la voglio dire perché è importante. Le forze politiche le quali si sono ritrovate su questi referendum sanno benissimo che il nostro diritto del lavoro, pur essendo stato ed essendo un diritto del lavoro che era ancora abbastanza, ma che era un esempio a livello europeo, è però anch'esso abbastanza stato. Ci sono da fare molti aggiornamenti, ma in una direzione completamente diversa, per esempio la più importante, la prima, la rappresentanza sindacale. Una legge sulla sindacale non esiste nel nostro ordinamento, almeno nel privato, stiamo cercando di introdurla e l'abbiamo già presentata, è una legge sulla quale c'è stata una confluenza o almeno di FIOM dell'Italia dei Valori, ma ci sono anche tanti altri argomenti che dovremmo andare a trattare, per esempio la bonifica del precariato, che non è una cosa difficile, ma se c'è la volontà di farla, per motivi che vi ho detto prima, per esempio il salario minimo garantito, per esempio una legge sulla responsabilità di impresa, ma anche le leggi espansive, non soltanto che introducano giustificato interno. Per esempio una riforma completa, secondo me sarebbe alla portata di mano, dei contratti di fluidità espansivi, quelli che portano occupazione in cambio di riduzione del lavoro, che sono stati allora, 85, presentati in maniera assolutamente pratica e che dovrebbero invece diventare un vero strumento occupazionale. Quindi quella storia, cominciata molti anni fa, e che si è chiarita a partire dal libro bianco, è una storia che deve avere, dopo la vittoria del referendum, un secondo tempo costruttivo, perché noi facciamo delle proposte, non ci limitiamo ad abbattere gli illeciti che vengono dalla controparte, delle proposte che daranno un nuovo slancio al diritto del lavoro italiano, che lo porteranno come era all'avanguardia dell'Europa. Grazie. Grazie. Allora, ultimo intervento, ultima presentazione.